Bentornato a Klaus Condicio, a Maurizio Gaspari, senatore, buongiorno e buon anno. Allora, senatore, si parte con questa crisi dei grillini, crisi dei grillini in Campania. È stupito? Non parlo di onestà nel campo parlamentare, parlo di quello che posso vedere, perché non conosco i personaggi nella profondità, però vedo, ma credo che anche voi ne siate resi conto, tanti due o tre che vengono elogiati più di quanto meriterebbero la gran massa, sono veramente imbarazzanti, scelti in maniera casuale, occasionale, quindi figuriamoci cosa può accadere nei comuni, ma abbiamo visto del resto, a Parma si sono dilaniati espulsioni, giudizi vari, in Emilia Romagna c'era uno che era diventato un personaggio, Fabia, non Fiaba, non mi ricordo come si chiama, si ricorda che poi Sì. nessuno sono interessato forse a una mano libera nel gestire posizioni di potere, nel sommesso a Livorno, questo che ha vinto, più che altro che hanno perso gli altri, cioè Fellicchi a Naspa, mi pare insomma, non mi meraviglia, finisce l'età dell'innocenza, in senso letterario, sia per la Bossi che per i grillini. Dicevano che gli impresentabili eravate voi. Certo, quindi questa contaminazione con la mafia, con la camorra presunta, cosa le ispira? Quindi lei non crede che ci sia un rapporto organico con le cosche, questo no. Si deve dimettere il sindaco, secondo lei, di qua? Ma si deve dimettere il primo cittadino, secondo lei?
è già dimesso, vai. Cioè, per lei Grillo è un assassino, questo vuol dire? No, è stato condannato per omicidio. Ma è un assassino o no per lei? È stato condannato per omicidio, punto. Quindi? Quindi? E quindi è condannato per omicidio, io non metto altri termini. Ok. I termini dei fatti giudiziari, è stato condannato per omicidio. Ok, come la vede la situazione politica del governo? Reggono... ma con chi? Con chi? Con... Intanto partendo da quelli che ci sono, guardi, da Berlusconi, dalla classe dirigente di Forza Italia. Ma Berlusconi ha 80 anni, quindi... Di fa... Ma intorno a Berlusconi ci sono 60enni, ci sono 40enni, ci sono 30enni, i partiti alleati, i segretari sono dei 40enni, quindi... E poi uno può anche avere 60 anni, o 52, o 38, essere capace, noi dobbiamo organizzare intanto le forze che ci sono. Sebbene i sondaggi, la coalizione di centrodestra ad oggi è alla pari del... No, non va male, ma non va male, la cosa paradossale è che gli elettori li avete, perché li avete, perché... quello è assurdo! E prima o poi verrà fuori, vedrà che la soluzione quando sarà tempo emergerà. Con Salvini come la vede? Salvini è un ottimo segretario della Lega, dubito che potrà essere il leader di sintesi di tutto il centro-destra, ma lo dico con rispetto e da vicino. Certo. Certo, senta, l'ultima cosa, è morto un grandissimo protagonista della musica internazionale, molti politici sono già intervenuti, il premier inglese ma anche tantissimi politici italiani, cosa le ispira David Bowie come musica ma anche come si vestiva, lui si vestiva anche da donna? Sì. È un bellissimo film di Ridley Scott, sì, che è uscito recentemente, c'è una bellissima scena del film in cui si vedono tutte immagini di viaggi spaziali, di questo astronauta abbandonato su Marte, è una scena dove nessuno degli attori parla e fa da colonna sonora di questa scena che è a metà del film, Starman, è stata una riproposizione molto bella della canzone più celebre di David Bowie. Sì, ma perché il suo modo di vestire non le piace anche lui? È stato uno dei primi a vestirsi da donna, per esempio, no? Ho capito, padronissimo di farlo. Io ho detto diversamente, insomma, ho detto padrone dei modi di vestirsi come voleva, quando tra 50 anni lo ricorderanno, ci saranno Starman e meno gli abiti, insomma. Ma perché non fa parte della trasgressione l'essere ambigui un po'? Non si vestirebbe mai come David Bowie? No, invece mi è piaciuta riproposta nel film di Ridley Scott, lui si truccava anche, lei si è mai truccato? No, non mi sono mai truccato, neanche a carnevale, no. Mai? Quando vado nelle trasmissioni televisive, ragazzi, anche lei quando mettono il fondotinta anche a tutti, no, quello... Cioè lei non lo mette né in TV il fondotinta, non ci ho mai fatto caso. Evidentemente anche questo modo di fare.
che i vestiti. Bene, Gaspari, noi la ringraziamo, anche se sul centro-destra non ci ha detto granché. Non ci ha detto. Però dobbiamo, le dico una cosa, Berlusconi, spesso vedi che c'è intorno, rivalorizzi, cerchi insieme a noi soluzioni nuove, ma intanto cominciamo a riproporre Forza Italia con più orgoglio. No, per esempio, in Liguria avete vinto, e cioè ci sono delle formule dove potete vincere. Si può parlare di modello Liguria? Senatore Gaspari, sempre in bocca al lupo, e noi la seguiremo sempre.